Ed eccoci, siamo all'entrata della SNIA, questa azienda tra Paderno Varedo abbandonata da anni, una bomba ecologica, oltre che essere un problema di criminalità per spaccio, smaltimento illegale dei rifiuti. Il biglietto da visita prima dell'ingresso? Questo furgone abbandonato, scritto e bruciato. Comunque andiamo avanti, seguiteci, City Report, Comitato Antiracket Antiabusivismo, Tullio Trapasso, immagini di Paolo Rusconi. Andiamo avanti. Thank you.
Eccoci, continuiamo la perlustrazione, siamo con Paolo Rusconi, City Report, oggi in questa mega struttura della SNIA di Paderno. Come potete vedere lo spazio è immenso, non è utilizzato per nulla, salvo da chi vuole fare del malaffare, da chi si vuole nascondere, da chi è clandestino, da chi vuole commettere reati. Le vie di fuga sono tantissime, questo lo diciamo da parecchio tempo, insieme a Cerano Laghetto, al boschetto di Cerano Laghetto, una di quelle piazze di spaccio tra virgolette imprendibili. Ci sono state diverse operazioni anche dei carabinieri, ma veramente riuscire a coprire tutta quest'area è una cosa impossibile per chiunque. Comunque aspettiamo di sapere qualcosa anche per le questioni ecologiche legate appunto all'amianto, alle sostanze tossiche che sono presenti all'interno. Circa 20 milioni di euro di bonifica da fare in questo luogo e intanto è lasciato così, da circa 18 anni continua a sversare e a buttare nell'aria insomma tutte le sue sostanze che danneggiano i polmoni e la vita di tutti quelli che abitano nella zona. Un saluto a tutti, continuiamo, Tullio Trapasso, City Report, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, andiamo avanti. Thank you.
Eccoci, siamo entrati in una di quelle stanze dei capi qui del traffico dei pusher, come vedete ben arredata, con la luce elettrica addirittura montata attraverso degli inverter. Abbiamo trovato un sacco di materiale religioso islamico, orologi, corani, pugnali sacrificali, telefonini. Ci chiediamo com'è possibile in una proprietà che dal 2005 dovrebbe essere vuota ci sia ancora tutta questa roba in giro, e soprattutto non è una cosa, come potete vedere, non è una cosa che è saltuaria. Questo è proprio uno stallo fisso. Qui qualcuno ci ha fatto colazione stamattina qualche ora prima che arrivassimo noi. È una cosa vergognosa. Abbiamo trovato un mega deposito, come potete vedere, già sottoposto a sequestro dei carabinieri tramite la procura di Como che ha dato l'avallo, che è totalmente abbandonato qui. Un'altra bomba come quella di via Chiasserini a Milano, che è possibile perché qui dentro entra chiunque. Ci chiediamo se la salute pubblica valga così poco, qualcuno ci dovrà dare una risposta prima o poi. Thank you.
Abbiamo finito questa nostra visita oggi all'interno di questa struttura. Questo è il mega ingresso uscita che porta a questo bellissimo posto, dimenticato da tutte le autorità della zona, ma non dimenticato da spacciatori, abusivi, rom e tutti quelli che vogliono delinquere. Seguiteci, presto vedrete il filmato sui nostri social, il Comitato Antiracket, City Report, Tullio Trapasso. Andiamo avanti, alla prossima.